Abbiamo promosso questo evento in concomitanza col G7 dei ministri dell'istruzione che avrà luogo a Trieste fra pochi giorni, perché intendiamo sensibilizzare i ministri dell'istruzione di tutto il mondo su questo fenomeno che è vecchio, non è nuovo, ma che sta dilagando grazie anche alla diffusione delle tecnologie informatiche e della possibilità di studiare a distanza, questo fenomeno della diffusione di lauree, attestati di conoscenza di lingue, attestati informatici, abilitazioni, cioè una vera alluvione di titoli che chiamerei fasulli più che falsi, perché falso è un concetto già diverso, e sono privi di contenuto reale, che sta praticamente attentando ai livelli di istruzione, perché il problema è serio. Finché uno si compra un attestato per metterselo in cornice non è un problema, ma quando uno lo utilizza o per superare un concorso nella pubblica amministrazione o peggio ancora per andare a insegnare o diciamo peggio de peggio per andare a fare il medico, addirittura come abbiamo visto nello scandalo recente dell'Università della Bosnia, allora il problema diventa estremamente serio per la qualità del funzionamento dell'istruzione, ma anche dell'intera società. Occorre quindi che ci sia un coordinamento a livello internazionale e anche a livello europeo per contrastare questo fenomeno in modo più efficace di quanto non sia stato fatto fino adesso.